Intervengono per la conferenza in sintesi Giovanni Alfredo Barbieri, Vincenzo Lo Moro e Patrizia Caccioli. Buongiorno a tutti, io sono Giovanni Barbieri, siamo in forte ritardo, quindi questa sarà una sintesi ulteriormente sintetizzata. Interverrò io per primo, poi il dottor Lo Moro e poi la dottoressa Caccioli. Allora, siamo credo tutti un po' stanchi, all'inizio abbiamo parlato di fact fatigue, penso che abbiamo un po' di conference fatigue adesso, quindi appunto essere sintetici è un merito. Non darò molti numeri, penso che qualcuno li darà dopo di me, però devo dire che mi è sembrata una conferenza ricchissima, anche di più di quella di 2 anni fa, che pure era stata una conferenza ricca, densa, piena di occasioni. Abbiamo avuto delle articolazioni più tradizionali della conferenza, le sessioni plenarie, 7 se non ho contato male, compresa questa, 20 sessioni parallele articolate in 4, chiamiamole, aree tematiche, hashtag, 26. Non so, io avevo contate 20, 5 per 4, 20, ma insomma forse sono state 26. Ci sono articolate in 4 hashtag: futuro, trasformazione, integrazione e cardini. Ci sono stati molti altri spazi e luoghi con denominazioni diverse ma riconducibili ai temi delle partnership, delle idee, della comunicazione, della conoscenza e della formazione, con formati ad hoc pensati per agevolare la discussione e il confronto. Una citazione a parte merita il Caffè della Statistica, ma ne parlerà Enzo Lo Moro. Un'altra innovazione sono stati 2 incontri serali tra le 17.30 e le 18.30 che ci hanno permesso di coinvolgere protagonisti importanti come il professor De Toni e il professor De Rita nelle 2 serate, ma questa organizzazione ha anche consentito di dedicare alla conferenza più tempo, 12 ore in ciascuna delle 2 prime giornate più la giornata di oggi. Anche gli spazi della conferenza, finora ho parlato dei tempi, sono importanti perché l'avevamo già visto 2 anni fa, la densità di questi spazi, la sostanziale concentrazione della maggior parte degli eventi al piano di sopra lungo un corridoio su cui si affacciavano tutte le aule e tutti gli spazi ha favorito grandemente gli incontri di tipo informale che sono una parte molto importante della conferenza. La conferenza è stata organizzata splendidamente, io lo dico soltanto per ringraziare tutti. E ci tengo a sottolineare che questa organizzazione dimostra largamente che nuove tecnologie e incontri personali non sono necessariamente in alternativa tra loro. Anzi, come diciamo molto spesso, le nuove tecnologie sono abilitanti da questo punto di vista. Gli incontri e le sessioni sono state 350, i relatori a seconda di come li contiamo, perché nel nostro mondo i metadati sono sempre importanti, sono stati tra i 250 e i 300. È impossibile ovviamente nella mia sintesi ridotta a 10 minuti rendere giustizia a tutti i temi e a tutti gli interventi. Me ne scuso fino adesso, ma al tempo stesso vi confermo che tutti i lavori sono stati documentati, sono sintetizzati e le conclusioni e le riflessioni in cui sono giunte le varie sessioni e i vari spazi saranno esaminate e valutate con attenzione. Come la conferenza ha avuto un lungo lavoro di preparazione e di organizzazione, sarà altrettanto importante raccoglierne i frutti e svilupparne adeguatamente gli spunti. Provo però a ridurre la complessità soffermandomi su alcune delle parole chiave del titolo della conferenza. Dall'incertezza alle decisioni consapevoli, un percorso da fare insieme.
Comincerei da insieme. Se spostiamo lo sguardo dai luoghi alle persone, la conferenza è una rete in cui i nodi sono i soggetti che hanno partecipato. Tutti i partecipanti, naturalmente, non soltanto i relatori, è importante dirlo, ma dal momento che io al momento ho informazioni soltanto sui relatori, le altre le estrarremo dalle registrazioni puntuali che abbiamo fatto degli ingressi e delle uscite e delle sale. Di necessità le mie considerazioni si limitano a queste, cioè ai relatori. Una prima considerazione da fare riguarda la composizione dei relatori. Se li raggruppiamo in grandi categorie, ricercatori e personale dell'Istat, università, accademia, altri ricercatori, docenti e studenti, enti del Sistan, CUIS e altri utenti e così via, la presenza dell'Istat, anche se di poco, è minoritaria, siamo intorno al 45%. Il fatto che la presenza dell'Istat sia importante ma non maggioritaria è un segnale di rilievo, secondo me, che testimonia di come la conferenza sia stata vissuta come un appuntamento strategico per riflettere sul percorso che stiamo facendo, ma soprattutto come un'occasione di confronto. Un reality check, in altre parole, e non una contemplazione autoreferenziale del nostro ombelico. Anche la voglia di presentare qui con orgoglio le proprie realizzazioni e anche i lavori in corso, penso soprattutto alle sessioni poster, ma anche alle aree di presentazione e discussione più tradizionale, va letta in questa chiave, secondo me, non come una vetrina, ma come una risposta all'esigenza di sottoporre la propria attività alla valutazione e anche alla critica dei pari. Anche questo è un segnale della crescita dell'istituto e delle persone che ci lavorano nel campo della ricerca scientifica. L'università e il mondo della ricerca emergono, anche per quanto appena detto, come partner e come poli di confronto privilegiati. Stiamo parlando qui circa del 18% dei relatori intervenuti. Emerge da un lato quella parte del mondo accademico che c'è da sempre più vicina, la comunità degli statistici, in particolare la Società Italiana di Statistica, con cui abbiamo anche condiviso una parte dello sforzo organizzativo in alcune sezioni. Ma anche dall'altro campi disciplinari apparentemente più lontani dal nostro, qui invece ci stiamo sempre più avvicinando, sia per l'interesse comuni su temi di analisi da tempo oggetto delle nostre ricerche, penso ai sociologi, agli economisti, agli psicologi, agli epidemiologi, ai politologi, ai geografi, agli storici e così via, sia per la necessità di studiare e capire insieme fenomeni emergenti. E qui penso ai big data e alla complessità, tornati più volte e in più sessioni come argomenti al centro della discussione. La galassia Sistan, amministrazioni centrali, agenzie ed enti strumentali, regioni, province, comuni, e la comunità degli utenti rappresentata nella Commissione degli utenti dell'informazione statistica, sfiora un altro 20% delle presenze tra i relatori. E come vedremo, questa presenza ha fornito un apporto importante su molti degli argomenti affrontati dalla conferenza, ma soprattutto ha contribuito a delineare prospettive di riforma nell'organizzazione del sistema e dei suoi strumenti operativi. Di rilievo anche la presenza degli operatori dei media, oltre il 6% dei relatori. Mai, come quest'anno, la loro presenza è stata così ampia e così articolata, comprendendo sia gli operatori della carta stampata, sia quelli dei nuovi social media. Tra i nostri relatori poi abbiamo avuto colleghi degli altri istituti nazionali di statistica, delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali. Una grande novità riguarda la presenza e la partecipazione di studenti e docenti, che sono stati quasi il 4% dei relatori. La novità non sta tanto nella loro partecipazione, anche in altre occasioni avevamo fatto della conferenza un momento di promozione della cultura statistica, quanto nella loro partecipazione attiva come partner e relatori. Abbiamo incontrato i vincitori di vari concorsi e competizioni organizzate da noi e dalla SIS e abbiamo proseguito in un'attività che vede sempre più i giovani e gli studenti come soggetti e non soltanto come oggetti del lavoro di ricerca statistica. Gli spazi e momenti delle sessioni e degli altri luoghi di lavoro seguivano, come ha osservato Enzo Moro mercoledì in apertura, una logica chiara per temi e per audience del pubblico di destinazione. Ma da un altro punto di vista, il rispetto dei tempi, una geografia degli spazi caratterizzata dalla prossimità, hanno consentito ai partecipanti di muoversi e di partecipare a più sessioni. È un aspetto importante di quella fertilizzazione incrociata delle idee che, insieme alla diversità dei partecipanti, è la base del processo scientifico. Il percorso. Nella conferenza di 2 anni fa, qui vado molto alla sintesi, ci eravamo concentrati molto, ma era nella logica delle cose, eravamo 2 mesi, diciamo, dal Big Bang
del processo di modernizzazione, abbiamo parlato molto dei cambiamenti nel processo di produzione. Quest'anno ne abbiamo parlato meno e soprattutto ne abbiamo parlato in una prospettiva diversa, ne abbiamo parlato nella prospettiva di progressi da fare insieme. È importantissimo dirlo, i lavori di questi giorni raramente si sono voltati a guardare indietro, l'attenzione è stata rivolta al futuro, sia con riferimento alle analisi proposte sui fenomeni emergenti che ci propongono nuove domande di ricerca e di informazione statistica, sia con riferimento alle componenti organizzative, procedure e strutture da sviluppare e realizzare. Faccio soltanto molto rapidamente qualche esempio. Con riferimento diretto e di continuità con l'intero processo di modernizzazione, la principale sfida per la statistica ufficiale del futuro è stata individuata nelle smart statistics, cioè nella necessità di accedere a più fonti contemporaneamente e trattarle in un unico processo che consenta di integrare le nuove fonti con dati di indagine e con dati amministrativi. Questi temi nella conferenza sono stati trattati diffusamente e pervasivamente, ne cito solo alcuni. I nuovi paradigmi inferenziali, l'uso di modelli e linguaggi per la rappresentazione della conoscenza, l'integrazione e l'analisi dei dati insieme al rispetto della riservatezza, l'uso di tecniche di intelligenza artificiale a sostegno dell'evidence-based policy making e del fact-checking. In questo contesto si inserisce anche la riflessione sull'armonizzazione dei metadati, tassello essenziale per la valorizzazione e il potenziamento del contenuto informativo dei dati prodotti dall'Istat. Il tema del contributo della demografia allo sviluppo economico e al benessere sociale del Paese ha fornito spunti per riflettere sui fattori di rinnovamento della popolazione nella sua accezione non solo demografica, ma soprattutto sociale, capitale umano, coesione sociale, accoglienza, integrazione degli immigrati, qualità del lavoro, pari opportunità, conciliazione tra tempi della vita familiare e vita professionale, salute, inclusione sociale. Da una prospettiva attenta alle strutture e alle dinamiche della società, l'evoluzione demografica e tecnologica induce mutamenti profondi che investono la struttura sociale e tutte le dimensioni del nostro vivere. La stessa percezione di sé e della propria identità ne viene influenzata. A questi temi ha dato un grande respiro storico la riflessione di Giuseppe De Rita su 50 anni di analisi della società italiana, letta dal punto d'osservazione privilegiato della sua attività. Guardando al futuro da una prospettiva economica, abbiamo discusso gli effetti dei cambiamenti tecnologici in corso, osservandone i possibili effetti all'interno del sistema di misurazione della contabilità nazionale, nell'evoluzione delle competenze richieste dalle imprese nell'ambito sui cambiamenti organizzativi e nell'impatto sui cambiamenti organizzativi. Due sessioni specifiche sono state dedicate alla presentazione del primo rapporto sugli SDGs e ai problemi e alle prospettive dell'economia italiana. Il territorio ha avuto ampio spazio nella conferenza, con tre approfondimenti specifici sul patrimonio naturale e culturale, sulle geografie elettorali a partire dall'esperienza del disegno dei nuovi collegi, sui problemi delle periferie nel contesto della rinnovata centralità dei contesti urbani. La conferenza è stata anche l'occasione per presentare il volume Strutture e dinamica delle unità amministrative dall'Unità d'Italia a oggi. Temi come questi richiedono un rafforzamento complessivo della capacità delle strutture e delle procedure della statistica, temi evidentemente molto complessi che lavorano un lavoro di costruzione che non si esaurisce nei tre giorni della conferenza. Li citerò comunque in estrema sintesi per brevità e non per sottovalutazione della loro importanza. Il tema della formazione continua, affrontato in modo originale con 20 video lezioni e webinar, oltre che con il resoconto di esperienze concrete, il rapporto annuale, il rapporto sulla conoscenza, il Master Emos. Il tema dello sviluppo dell'informazione e della cultura statistica, dove nella palestra della conoscenza si sono incrociate esperienze in cui il filo rosso risiede nella capacità di fornire sistemi di lettura e di analisi dei fenomeni collettivi attraverso i nostri strumenti analitici, metodologici e tecnici. L'agorà della comunicazione, uno dei momenti più frequentati in assoluto della conferenza, per l'interesse dei temi e per la pluralità dei punti di vista presentati. In quella sede si sono affrontate tematiche centrali per l'informazione e la comunicazione statistica in relazione alle tecnologie digitali, ai linguaggi narrativi e alle piattaforme sociali. Del caffè della statistica, come dicevo prima, ne parlerò
Enzo. Io finirei qui perché ho esaurito il mio tempo dicendo tre cose che a mio parere, a mio insindacabile parere, le tre cose più stupefacenti forse che io mi porto a casa da questa conferenza. La prima è emersa nell'intervento del professor De Toni nel primo incontro serale. Il mondo è complesso, molto complesso. Questo ha anche a che fare col tema generale della conferenza, dall'incertezza alla decisione consapevole. Il mondo è complesso e se pensiamo di avere tutto sotto controllo vuol dire che ci stiamo muovendo troppo lentamente. Questa è una prima cosa da portarci a casa. La seconda, derita ieri, non prestare attenzione soltanto ai fenomeni ma anche ai processi che li hanno determinati. Derita forse non lo sa, ma per noi è stata una conquista nell'ambito del processo di modernizzazione grazie all'integrazione passare dall'esame di singoli aspetti come emergeva dalla nostra organizzazione stovepipe, come si suol dire, all'analisi dei fenomeni. Lo consideriamo un grande progresso. Ma Derita ci ricorda che oltre ai fenomeni dobbiamo prestare attenzione anche ai processi con cui questi fenomeni si sono determinati. La lezione importante è che se prestiamo attenzione ai processi oltre che ai fenomeni ci rendiamo conto che i percorsi evolutivi non sono tutti egualmente disponibili o disponibili con la stessa probabilità, perché il percorso, il sentiero che la società e l'economia italiana hanno percorso determinano in parte le prospettive che hanno. Anche di questo si è discusso, per esempio parlando di prospettive dell'economia italiana. Ultima cosa, forse la più sorprendente, ma in qualche modo anche la più confortante, è emerso invece da un lavoro che ha fatto una classe vincitrice di un concorso di un liceo di Trieste, che ha fatto una ricerca sullo smartphone e all'interno di questa ricerca ha chiesto a tutti gli studenti del liceo se doveste fare un viaggio interplanetario e vi poteste portare un solo oggetto, quale oggetto vi portereste con voi? La stragrande maggioranza delle ragazze ha risposto lo smartphone. La maggioranza relativa dei ragazzi invece ha risposto un pallone. Grazie. Ok, possiamo passare al caffè. Al caffè della statistica e agli effetti speciali che ci ha preparato la società Zeranta. Ah, non vedo. Questo non c'è l'audio, non c'è l'audio. Non c'è l'audio perché, per usare un termine di De Toni, abbiamo abbattuto il rumore attraverso l'utilizzo delle cuffie. Le cuffie hanno consentito praticamente, almeno sul piano tecnico, di eliminare il rumore. Al caffè della statistica hanno partecipato almeno 200 persone. Le 100 cuffie che avevamo rese disponibili sono state utilizzate tutte nei due giorni, quindi 200 persone che non entrano nel conto dei relatori, ma che hanno parlato, hanno raccontato, hanno chiesto, hanno proposto. Il metodo che abbiamo utilizzato è un metodo molto semplice, lo stato dei fatti, come siamo su un certo argomento, rispetto a quell'argomento le criticità, secondo punto, terzo punto, le proposte, quarto, le sintesi. Questo è il video che è stato girato sul caffè della statistica, io non lo vedo bene, ma i temi sono stati, vi assicuro, sono stati ampiamente trattati. Ho anche fatto un po' una sintesi di che cosa è uscito. Però è molto difficile riportarla, come giustamente dice Giovanni. Mi sono fatto dare delle indicazioni da parte dei responsabili dei tavoli. Ma ecco, il punto centrale è questo. In realtà noi siamo partiti con l'idea di rendere meno complicato, quindi se questo è lo schema di De Toni,
E quindi abbiamo detto, prendiamo degli ambiti piccoli, semplifichiamo, non andiamo a discutere del sociale o dell'economia, prendiamo un piccolo discorso sui giovani, sulla violenza di genere, già ben in qualche modo istruiti, e quindi riduciamo il complicato. Quello che è uscito invece è che, come noi riducevamo, il discorso si riallargava, cioè ogni volta che tentavamo di discutere un argomento, questo argomento si riallargava e diventava complesso, l'altro termine di De Toni, perché le relazioni sono state talmente tante per cui noi abbiamo trovato che era molto difficile parlare di sport senza parlare di disabilità, era molto difficile parlare di violenza di genere senza parlare di uomini o di giovani e così via. Questa è un po' la questione che ci troviamo ad affrontare, probabilmente la soluzione di ricerca di un nuovo approccio, come diceva De Rita, potrebbe essere utile. Ma l'importanza di questo tipo di modalità di lavoro credo che stia soprattutto nel fatto che alla fine c'è una trasversalità che ha unito i tavoli, e che è quella che in qualche modo ci si chiede un maggior dettaglio territoriale, una chiarezza sul dettaglio territoriale e poi un'attenzione a variabili nuove e più pertinenti. Questo in qualche modo esce in tutti i tavoli, in tutte le brevi sintesi che hanno fatto. L'altro elemento che emerge con forza è che a quei tavoli hanno partecipato soggetti in qualche modo responsabili che conoscevano la materia, ma che sembravano proprio degli tranquilli, onesti cittadini che volevano parlare di che cosa riescono a conoscere. Molti che cosa riescono a conoscere attraverso le statistiche. Sembrava di stare veramente, non dico al mercato, ma insomma in un posto in cui un soggetto dice ma io su questo vorrei questa informazione in più. Anche, era un esperto, ma si toccava un po' tutti i punti che erano sul tappeto. Quindi l'analisi dal complicato, l'analisi l'abbiamo fatta, ora occorre la sintesi del complesso, che non sarà un'operazione facile. Per semplificare il lavoro abbiamo 10 vignette, io le dovrei commentare, ma commentare le vignette non è molto simpatico, quindi ve le farei scorrere eventualmente fermandomi su qualcuna. Questo è il tavolo congiuntura, che rifà alla velocità di misurare la difficoltà di misurare il commercio online e quindi bisogna correre. Questo è il tavolo violenza di genere, la fatica di raccogliere i dati. Qui c'è stato un piccolo incidente, c'era un problema di politicamente corretto della prima vignetta, l'abbiamo modificata. Questo è il tavolo delle imprese, chi riuscirà a prevedere il comportamento delle imprese in relazione alle politiche fiscali, ci pensa l'Istat, questo è l'altro passaggio. Questo era nato, è un tavolo 3 che... ha creato qualche problema di scelta, ma questa mi sembra la più carina, ce n'erano diverse su questo. Oh, questa credo che venga da una degli infobesi. Io volevo invitare alla conferenza qualcuno che si occupa di statistiche sul calcio o sul tennis. Due anni fa ci siamo riusciti. Effettivamente quando si vede una partita ormai si vedono più statistiche che le partite. Questa è interessante perché è nata vignetta nata all'interno dello sport, ma ci ha risolto anche il problema della vignetta sulla disabilità. E l'argomento che è uscito molto in quel tavolo è il censimento delle strutture non è sufficiente, bisogna avere molte più informazioni di quelle del semplice censimento. Questa è sulla geolocalizzazione, infrastrutture informative per informazione territoriale. Questa è sull'inflazione, la moltiplicità, il termine giungla credo sia uscito molte volte in quel tavolo,
e quindi sono uscite le varie possibilità di raccogliere le informazioni. E questa è sull'Istat, questa valletta, perché insomma genitori meno istruiti mettono i bambini in una condizione svantaggiata di partenza. E questa è la famosa torre di Pistat. Wow, papà, quante cose sai! Allora, ci piace chiudere con questo. Ringrazio Danilo Marotta, che è il vignettista che ha fatto. E la società Zeranta, che ha organizzato un po' questa sequenza di cose. Grazie. Allora, cercherò di essere abbastanza veloce, perché appunto il tempo abbiamo tirato un po' lunga. Volevo dirvi, insomma, vorrei dirvi soltanto due cose sull'organizzazione. Diciamo da che cosa siamo partiti. Per poter organizzare questa edizione della Conferenza Nazionale, e anche per poterla comunicare e per poter, diciamo, creare un concept creativo. Noi siamo partiti da un titolo, dall'incertezza della decisione consapevole, un percorso da fare insieme, e da un responsabile scientifico del programma come Lo Moro, che ha aggiunto tre spazi tematici e una sessione parallela in più. Questo per dirvi che insomma il compito era abbastanza difficile di partenza, perché trovare un concept creativo a questo titolo non è stato, diciamo, non era semplice. Ci abbiamo lavorato, abbiamo pensato, voi avete visto un logo che da una dispersione di informazione diventa un punto in cui, diciamo, è un punto, un luogo fisico, cioè un luogo dove tu arrivi, un punto d'arrivo, o perlomeno un luogo dove tu ti puoi in qualche modo, dove sai. Abbiamo creato una serie di immagini che permettessero all'interno di questo percorso sempre delle frecce, dei luoghi dove da qualche parte poi si arrivava, e abbiamo in qualche modo, pensato anche di costruire questa conferenza secondo quelli che sono gli schemi dell'innovatività e il nuovo modo di fare conferenze. Cioè, ormai le conferenze sono un luogo in presenza, ma sono anche un luogo che va su altri sistemi, va sul web. È un luogo, diciamo, una conferenza è riuscita quando va oltre anche del luogo dove questa si è sviluppata. E da questo punto di vista abbiamo lavorato moltissimo. Volevo semplicemente dirvi che soltanto dal punto di vista organizzativo hanno lavorato fra colleghi e anche società esterne come Zeranta, che ci hanno aiutato, abbiamo lavorato all'incirca 200 persone per poter organizzare questa 3 giorni. Vi volevo dire appunto l'importanza, eppure questa conferenza online sulla rete come ha funzionato. Vi posso dire che per esempio soltanto per il lavoro su Twitter noi abbiamo prodotto 400 tweet, ma abbiamo avuto oltre di un centinaio di retweet. Il 4 luglio stavamo fra i trending topics della giornata come hashtag 13ª Conferenza Nazionale di Statistica. Abbiamo prodotto numerose interviste, appunto, che speriamo nel tempo che vengano maggiormente visualizzate dai primi giorni. Abbiamo avuto 900 accessi multimediali alla galleria dei poster, e abbiamo fra l'altro, quello che come dato finale, avuto all'incirca 1650 partecipanti. Ma la cosa più interessante è che questa conferenza non è solo stata vissuta da 1650 partecipanti che sono stati qui, ma da altre 7335 persone che si sono collegate con noi in questi giorni per seguirci, di cui la gran parte d'Italia, il 90%, ma la cosa, secondo me, un risultato insomma importante, è che ci hanno visto dalla Francia, dal Regno Unito, dalla Grecia, dalla Finlandia, ma anche dalla Moldavia. Un solo contatto, e mi sono informata che non era un nostro collega che stava lì comandato presso qualche istituto. Grazie.